Hakuna Matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo in questo nuovo vlog dove vi spiegherò meglio. Pronto? Sarebbe che questa inizia la partita della Roma, qui in preciso a questo momento. Pronto? Oh? 10 minuti e salgo. Ok, ciao ciao. È riniziata la Roma, perché sto registrando oggi il 26, quindi. Allora, vi stavo dicendo, queste sono altre info riguardanti al Salsiccia Party. Allora, noi già stiamo organizzando tutta la roba, stiamo comprando tutta la roba, mi hanno dato tutti i soldi a me, io e me ne scappo via con i soldi dell'arti, no, scherzo. Ovviamente siete tutti invitati al Salsiccia Party, che si terrà il 10 giugno ai Laghi Trigoria. Avete tutte le info in descrizione, potete prendere i biglietti virtuali. Sempre in descrizione ci avete il link. Non si paga niente, per voi è tutto gratuito. Offriamo tutto noi, ve lo ripeto. Dovete solamente farvi una tessera. Tra l'altro, visto che l'altro, fra poco vi farò vedere delle immagini, e sono andato a pesca con mio zio Giorgio e ho fatto anch'io la tessera, quella famosa dei 3 euro. La tessera è questa, della ASC. Vedete? Mo, speriamo che ve la metta a fuoco. Ok, ci dovremmo più o meno essere, non lo so. Forse, ecco, faccio così è meglio. Questa qua è la tessera che vi dicevamo che dovete pagare 3 euro, ve la dovete fare per forza, è l'assicurazione attività sportive confederate. Tipo la confederazione di Star Wars può diventare una cosa del genere. E questo ve l'ho detto. Allora, vi volevo dire che una cosa che mi ero dimenticato l'ultima volta: assolutamente non ci saranno alcolici. Scordateveli, gli alcolici non esisteranno in questo Salsiccia Party. Chi e noi piace un esercizio, se portasse l'hamburger che io lo cuociamo là, non è un problema. Se portasse il pollo e io lo cuociamo noi. Allora, io inizierei a visualizzare subito con voi il tragitto, perché vi ho fatto il tragitto così vi rendo più facile la vita quando verrete. Allora, noi iniziamo, che vabbè, stiamo in macchina io e mio zio Giorgio, io intanto abbasso perché dovrebbero essere 5 minuti e 30. Questa qua è praticamente quando già avete imboccato via di Trigoria. Questa è Trigoria, come potete vedere. Mo lasciate sta che traballa tutto, ma sto in macchina. Voi adesso mi vedete nel quadratino piccolo sotto, a sinistra forse, non lo so, o a destra, o dove mi piazzo, non lo so. Andiamo sempre avanti, andate sempre avanti, e andate sempre avanti, no? E andate sempre avanti. Sto concetto di andare sempre avanti mi sembra abbastanza chiaro. Andando sempre avanti troverete un erg sulla sinistra, d'accordo? Salve erg. C'è una rotonda, va bene? Questa rotonda la fate tutta, vedete? Andate dritti, non girate, andate sempre dritti, va bene? E andate dritti, d'accordo? Adesso qui si stacca perché mio zio si è andato a prendere il cappuccino e riprendiamo. Ovviamente non troverete questo furgone, penso non ci sarà quando verrete voi, e continuate sempre dritti, d'accordo? Sempre dritti, dopo la rotonda andate sempre dritti. In questo caso, io adesso, dato me lo sto vedendo anch'io il video per intero, non ve lo lascerò per intero, perché tanto io penso che abbiate capito una cosa, che bisogna andare sempre dritti una volta andate a Trigoria. Quindi andiamo un po' avanti. Ok, adesso qui noi stiamo precisamente sempre dritti, siamo andati. Andare sempre dritti, raga, è molto facile. Sempre dritti, se c'è la discesa, sempre dritti, sempre dritti, sempre dritti, sempre dritti, sempre dritti. Voglio un riassunto di chi ha visto di questo video, di che cosa vi ho parlato, d'accordo? Adesso vedete questo incrocio, c'è proprio scritto Laghi Trigoria là e girate a sinistra. Da qui adesso c'è il sole, però voi dovete andare sempre dritti, d'accordo? Andate sempre dritti, ma sempre dritti. Ecco, chi viene a piedi se farà un pezzetto per strada a piedi, va, fate che camminate, ci sta. Quindi andate sempre dritti, d'accordo? Io salterei ancora un pochino sinceramente, perché qua dobbiamo andare ancora dritti, d'accordo? Non ci sarà quell'auto, non c'è quell'auto, ve lo posso garantire. E andate sempre dritti, sembra, però è sempre dritti, raga, non ci potete fare niente. Adesso, a questo punto, dopo che siete andati sempre dritti, mi sembra di avervelo già detto, non ci sarà neanche questa macchina, dovete andare qui. Esattamente qua, vedete, ci stanno proprio i cartelli, guardate, Laghi Trigoria, io indico perché sono pirla, perché mi sto a vedere il video, comunque Laghi Trigoria, girate a destra, entrando qua dentro, già vedete che è bellissimo, dovete andare sempre dritti, c'è una grande discesa dove voi dovete andare sempre dritti, è proprio, è quello proprio bello, se vi accompagna vostra madre o vostro padre, andiamo sempre dritti, e non vi sbagliate, io salto un pochetto,
salto un po', salto ancora, vedete qua c'è il discesone mega galattico, qui c'è ancora il discesone mega galattico. Oh, e vedete qui siamo arrivati giù al laghetto sportivo. Come vedete a sinistra abbiamo un laghetto e dritti davanti a noi, là, ci troverete a tutti noi, esattamente quella è la zona barbecue, ci troverete tutti là, felici e contenti, là, tra dritti. Il parcheggio è qui a sinistra e ce n'è a volontà, ragazzi, ce n'è a volontà. Io spero di avervi detto tutto, se avete ulteriori info, scrivete senza problemi, Vi ho detto che è gratuito, non potete portare voi da... cioè, potete, se volete ci potete aiutare portando voi qualche cosa, che ne so, bibite, ciambelloni però confezionati, quindi non sfusi, cioè buste, le patatine, se volete portare sta roba portatela. Portate macchine fotografiche, videocamere, quante ve ne pare e come le volete. Se avete altre domande scrivetemelo qui sotto, mi raccomando, detto tutto, statemi bene, il 10 giugno si avvicina, non vediamo ora, al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio Gamer 89, ciao! Sono Ciccio Gamer, se il video ti è piaciuto, lascia il pollicione, se no sei un cornuto, e se non lo lasci, stai pur sicuro, che prima o poi ti si incula un paguro, oh yeah, sì!